Buongiorno a tutti per questa rassegna stampa di oggi, venerdì 24 agosto. Vi dico subito che oggi sono di grande buon umore perché sul vento della giornata è arrivata, finalmente l'aspettavamo da mesi, la nota di Lucia Annunziata, editoriale di pagina 1 della stampa. Una cosa incomprensibile che ci regala delle perle per cui ci mettiamo di grandissimo buon umore. E devo dire che io ho una grandissima stima, non sto scherzando, di Lucia Annunziata perché è una delle donne più intelligenti del mondo, ma francamente quando scrive non si capisce veramente un'H e per noi è diventata una specie di mito. Quindi oggi è arrivata l'Annunziata, ma non ve la do subito, andiamo prima sui fatti e poi sappiate che se siete fedeli a questa zuppa, tra poco sentirete l'Annunziata. Vi ho preso delle frasi soltanto per la sua prima paginetta. Allora, andiamo sulla questione fondamentale. Nave 18, sapete benissimo quello che succede, 177 persone che sono su questa nave, per la gran parte sono eritrei, dicono alcuni 177 eritrei. In realtà ci sono minoranze incredibili, ci sono tre persone che arrivano dalle isole Comore. Beh, insomma, il capitano di questa nave, più o meno intercettato dalla verità, dice: guarda che stanno tutti benissimo, non sono in quelle condizioni disperate come qualcun altro dice. Questo per quanto riguarda la verità. Il resto invece dei giornali è indignato per quello che sta facendo Salvini. Il più indignato è Travaglio che dice: sapete che la nave non viene fatta attraccare. Come spiega, bisogna, spiegare a Salvini che è finito il tempo delle ostentazioni muscolari. Salvini, al solito, gioca la sua partita cinicamente, usa l'arma di distrazione di massa di una emergenza finta. Insomma, più che, Travaglio sembra di sentire Renzi, la posizione, diciamo, tradizionale del PD, della sinistra del PD, non quella di Minniti contro Salvini, che è anche legittimo. C'è un piccolo aspetto particolare di tutta questa vicenda, cioè l'arma di distrazione di massa di Salvini nel tenere dura la barra sui migranti. Bene, questa arma di distrazione di massa per che cosa è? Serve a distrarre gli italiani da grandi successi del Movimento 5 Stelle, i vitalizi, pensate un po' voi, che grande soluzione dei problemi economici, il decreto dignità, una cagata pazzesca di cui parleremo tra poco. Quindi Salvini, per Travaglio, utilizza linguaggio da talk show per distrazione di massa. C'è un piccolo particolare: bisognerebbe, quando compulsa il suo codice di procedura penale per difendere Asia Argento, per difendere il Movimento 5 Stelle, per difendere tutto questo governo, bisognerebbe che Travaglio si connettesse alla realtà dei fatti. Ieri è successa un'altra cosa che tutti quanti i giornali oggi in prima pagina hanno, e cioè che Di Maio, non Salvini, Di Maio ha detto che se l'Europa non ci dà una mano sulla questione dei migranti dopo la questione 18, beh, insomma, noi non daremo addirittura 20 miliardi di euro di contributi che l'Italia dà all'Europa. E questa come la chiama Travaglio? Che proprio ieri l'ha detta questa cosa Di Maio, non un mese fa, mentre Travaglio scriveva che Salvini è il brutto, il cattivo, eccetera. Di Maio stava scrivendo queste cose, aveva fatto un comunicato, aveva detto che all'Europa non daremo 20 miliardi. Insomma, mi sembra che più che connessi, i due sono totalmente d'accordo. Una cosa ovviamente Fico, che ieri è stato zittito, ma l'altra sulla questione migranti, Di Maio e Salvini sono perfettamente d'accordo. Se ne sono accorti tutti, tranne Travaglio, che ovviamente se n'è accorto, ma in cattiva fede ieri prende in giro Salvini. Sallusti dice: in realtà in tutto questo però ci stiamo accorgendo di una vicenda, e cioè manca un premier. E Conte perché sta zitto? Stiamo parlando di cose epocali. E Conte sta zitto. Incredibile, il Foglio, gli amici del Foglio, a differenza dell'Annunziata, scrivono molto bene: tra poco arriva l'Annunziata, state là. Ve la leggo nelle frasi fondamentali. Al Foglio addirittura Ugo Giorgio, il Foglio addirittura oggi dice una cosa incredibile per noi che siamo dei populisti, e cioè dice: cavolo, ma per quale motivo la Commissione europea non bacchetta l'Italia? Cioè il suo atteggiamento sulla nave 18 è incostituzionale contro tutti i trattati, contro tutto quanto, quindi l'Unione europea, la Commissione europea dovrebbe bacchettare l'Italia, non so, per reato di tortura. Questa è la fase del Foglio che io però considero giornale serio e comunque da leggere. Sulla pelle degli ostaggi invece sono il titolo dell'Avvenire, la solita tesi dell'Avvenire che conosciamo, e Belpietro risponde invece dicendo: se vi bloccano una frontiera con gli Stati Uniti e l'America, vi sentite degli ostaggi perché siete arrivati lì come clandestini? Direi di no. Bene, andiamo avanti perché finalmente siamo arrivati all'Annunziata, pagina 1 della stampa. Sentite bene cosa ci dice.
Salvini ha concluso, questo è l'esordio, una convulsa giornata di scontro. E qui partiamo, no? Con un bel italiano. Salvini ha concluso una convulsa giornata di scontro. È semplicemente una costruzione un po' così. E c'è dentro un passaggio di toni. C'è il famoso passaggio di toni, no? Che non è un giocatore della Fiorentina, ma è un passaggio di toni. Il no del vice premier si erge contro la magistratura. Tu immagini questo no che si erge, no? Tu stai vedendo un no, un gigantesco no, si sta ergendo. Cosa si sta ergendo? Si sta ergendo il no. Con chi si erge o contro chi si erge? Contro la magistratura. Questa è stupenda. Aspettate, Ma la critica alla democrazia rappresentativa per questa coalizione ha molto poco della dichiarazione ideologica, è piuttosto una efficace arma pratica. Io voglio sapere da voi, vi prego, scrivetemi, datemi un libretto di istruzioni, ve la rileggo questa frase. Ma la critica alla democrazia rappresentativa per questa coalizione ha molto poco della dichiarazione ideologica, è piuttosto un'efficace arma pratica. Bene. Questa è la critica, io poi ho intuito che cosa possa voler dire questa cosa qua, ma voi vi rendete conto? Questa è la prima pagina della stampa! Va bene. E, agli occhi dell'opinione pubblica, aperta parentesi, quel papà che fa tanto luogo comune, io dico, io mi ergo solo con la zuppa. Io la trovo fantastica. Io vi dico, scaricatevelo, appendetevelo, leggetevelo. Oggi per capire tutto sulla questione Salvini dovete leggere l'Annunziata. Poi dopo, quando non ci avete capito nulla, vi leggete Travaglio e capirete con Travaglio che Travaglio ce l'ha solo con Salvini e che Travaglio ha una memoria selettiva, un'attenzione selettiva. Si accorge di Salvini, ma non si accorge delle cagate di Di Maio sullo stesso campo della gigantesca cagata che lui aveva detto aver fatto Salvini. Non vi è chiaro? Sì, ormai parlo come l'Annunziata. Anch'io non sono chiaro. Parliamo di altri temi della giornata. Il Ponte Morandi ormai è andata in farsa, ve lo dico subito. Sono passate una settimana, 10 giorni, e il Ponte Morandi è diventato la farsa totale perché si dimettono dalla commissione che doveva indagare del Ministero di Toninelli, si dimettono il presidente, questo Ferrazza, e Brencic, tutti e due in conflitto di interessi perché uno ha fatto un parere per la procura, l'altro ha detto che non funzionava. Questa è l'Italia delle commissioni, l'Italia del fatto che il governo dice togliamo la concessione e poi non riescono manco a fare una commissione per capire di chi è la colpa. Allora, prima di togliere la concessione, cosa che fate? Fate quello che cacchio volete, ma cazzo, non riuscite neanche a mettervi d'accordo in una commissione, e il presidente che si dimette dopo 2 giorni, quell'altro, ma insomma, avete capito perfettamente quello che penso. Sui migranti ve ne ho parlato, sull'Ilva è ancora peggio. L'Ilva c'è, cioè, il trick and track di Temaio, che gioca col fuoco, perché qui gioca con 14.000 dipendenti dell'Ilva, 14.000 dipendenti che già sono stati falcidiati perché erano 20.000, cioè l'Ilva era dei Riva, i Riva non sono stati mai condannati, gli hanno espropriato l'azienda espropriata è andata in una commissione, in una gestione commissariale che è fatta da persone che non sanno nulla di acciaio e che sono lì, l'unica cosa che possiamo sperare e che sono per bene, perdono miliardi di euro all'anno, mentre prima i Riva magicamente li guadagnavano, non hanno fatto le bonifiche che dovevano fare ambientali, hanno chiuso un altoforno, hanno ridotto in lastrico quell'azienda che era un'azienda che produceva l'acciaio per tutta l'Italia e forse anche per il Ponte Morandi, distrutta l'azienda, sono riusciti a venderla con fatica agli indiani, chapeau, prima distruggete gli italiani, poi l'andiate ai tedesco, ai francesi e agli indiani, una volta che l'hanno dato agli indiani arriva un nuovo governo che dice, non è stata fatta bene la gara, e chi lo dice? L'Avvocatura dello Stato, possiamo leggere quello che scrive l'Avvocatura dello Stato? No! E segretata. Oggi Galimberti sul Sole 24 Ore ci spiega che c'è un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2009, del 2016, che permette di segretare un parere dell'Avvocatura dello Stato. Tutto possibile, perfetto! Ma allora io mi chiedo, secondo voi la concessione delle autostrade non è stata segretata anch'essa con qualche DPCM? E allora, cari amici miei del Movimento 5 Stelle, se segretano i vecchi governi non va bene, se segretano i nuovi va bene, e soprattutto questa segretazione dell'Avvocatura dello Stato non è su Peanuts, sono su 14.000 famiglie che campano di quell'Ilva e sulle quali tu dici questa frase fantastica,
scolastica, per cui la gara è illegittima, ma non si può annullare. Questo è il classico gergo chiaro, secondo voi, della Prima Repubblica, dei tecnocrati, dei ministri, dei laureati alla Bocconi o di un grande e vigoroso partito populista? Ditemelo voi, quello che dice Di Maio è gara illegittima, non si può annullare. Boh. Da settembre quello che si devono annullare, sicuramente ce lo dice oggi il Messaggero, oggi io non lo sapevo, è straordinario. Da settembre noi non avremo più le lampade alogene. Nel 2009 abbiamo spento le lampade a incandescenza, dal 2018, dal settembre del 2018, piccola informazione di servizio, se avete una lampada alogena, zac, non la troverete più. Se andate da Ferramenta o da Amazon per comprarla, meglio da Ferramenta che sono amici nostri sotto casa, andate da Ferramenta sotto casa, vorrei una lampada alogena, mi spiace, non c'è più. I geni, come sempre, calcolano quanto risparmiamo, 10 euro a lampada all'anno. Quindi se noi abbiamo 12 lampade, dice il Messaggero, 120 euro all'anno, quindi una bella e corposa idea, ma c'è un piccolo particolare, che le lampade LED con le quali dobbiamo sostituire le alogene costano di più, e poi forse le alogene avevano una struttura, non erano proprio piazzate, boom, mi piazzo l'alogena, quindi insomma si tratta, ve lo garantisco, di un aumento di costi per tutti quanti voi. Poi vi hanno spiegato questa cosa, io che ce l'ho da casa, sono fissato su questa cosa, durano 20.000, no adesso quanto, 23 anni, ma de che? 23 anni, con la luce bianca dei Made in China, noi vedremo queste lampade che durano 23 anni. Il progresso va avanti e lo decide l'Unione Europea. Da settembre finite le alogene. E le società quotate, 350 in Italia, una bella indagine sulle 24 ore, danno allo Stato 18 miliardi di euro tra tasse e dividendi. Chi è interessato se lo legga, ma il vero punto oggi fondamentale del Sole 24 Ore sono i contratti a termine. Sapete che sono fissati, e sono fissato su questo. I contratti a termine, dopo che è entrata in vigore il decreto cosiddetto dignità, detto anche cagata, con il decreto cagata i contratti a termine possono essere rinnovati dopo il primo rinnovo o comunque dopo 12 mesi con la causale. Oggi il Sole 24 Ore dice una cosa che era chiara a tutti, sono sostanzialmente impraticabili le causali con le quali fare i contratti a termine, perché tu devi dimostrare, e questo immaginate dopo un processo, perché c'è sempre l'incubo del processo di lavoro, dovete dimostrare che non avevate alternativa e che quell'impegno per il quale state assumendo qualcuno a termine era un impegno non prorogabile, con l'onere della prova da parte dell'imprenditore, il che vuol dire che i contratti a termine dureranno 12 mesi, non di più. Benissimo. Sul sisma, nel frattempo, mentre tutte queste grandi burocrazie ci spiegano le luci a LED, ci spiegano i contratti a termine, gli imprenditori devono stare attenti, la commissione eccetera, noi abbiamo fatto una cosa incredibile, cioè due anni fa, il 24 agosto, ci siamo permessi di dare in maniera solidale, come sempre siamo noi italiani, un po' di soldini a questi poveracci che erano finiti sotto le macerie dei terremoti. Sapete cosa è successo di quei 34 milioni per la minchia di burocrazia italiana? Non sono, secondo il Messaggero di oggi, non sono ancora stati elargiti i 34 milioni che noi italiani abbiamo dato per il terremoto di Amatrice. Non me ne fotte nulla se colpa dello Stato, del commissario, della Telecom, della Vodafone, della minchia secca. La questione è che in questo paese tu non puoi donare dei soldi con una struttura pubblica e burocratica. Meglio, sapete cosa era meglio fare? Era meglio fare come hanno fatto tanti imprenditori privati, come ha fatto la Fondazione Ravà, prendere i soldi, andare direttamente là, strafottersene e costruire, come nel caso di Tito Boeri, poi rischiando magari di essere indagato. Ultima questione, me la regala Italia Oggi, perché in effetti in 10 righe mi racconta questa cosa della pubblicità di poltrone sofà. Oggi sarà un po' leggero, ma quando io leggo l'annunziata, vi rileggo la frase dell'annunziata, c'è dentro un passaggio di toni. Il passaggio di toni della poltrone sofà è la seguente: nei giorni scorsi ha fatto una pubblicità sui giornali principali, non sul mio sito nicolaporro.it, se vuole mi contatti, io faccio tutte le pubblicità che vogliono, anche le più orrende, pur di fare due lire. E sui giornali la poltrone sofà che cosa ha scritto? Ha scritto, prima ha fatto una pagina rossa con un pianto, con due lacrime, e poi nell'altra pagina ha detto chiudiamo sabato 16 agosto, comprate tutto a 99 euro. Quindi noi intimoriti, anzi io no perché sto ancora in Grecia, a Mykonos, allora io ho detto andiamo a comprare, è fallita un'altra azienda italiana, che dispiacere, vi ricorderete c'era la Ferrillona e chi per lei che stava lì su poltrone sofà. Italia Oggi poi oggi nota una cosa banale, che dopo una settimana è ritornata la pubblicità di poltrone sofà, e che cosa ha detto? Eccoci qua con i negozi più belli di prima. Insomma ci ha fottuto, cioè noi pensavamo che chiudesse ingenuamente, invece era soltanto una grande trovata pubblicitaria per spingere le persone a comprare con gli sconti, pensando
pensando che fosse come i tappetari. A Roma c'erano i tappetari, liquido tutto, i tappeti persiani, poi non liquidavano un cacchio perché riaprivano dopo 2 giorni. La stessa cosa se l'è pensata poltrone e sofà. Chi l'ha notato? Solo Italia Oggi, evidentemente. Loro, come me, non hanno avuto la pubblicità di poltrone e sofà, e questa cosa se la ricordano bene, e gli lascia quella libertà che la rete ci dà noi, senza una lira ma senza peli sulla lingua. Vorrei chiudere con tutti quanti voi per ricordarvi che la critica alla democrazia rappresentativa per questa coalizione ha molto poco della dichiarazione ideologica, è piuttosto un'efficace arma pratica. Che vuol dire? Non lo sappiamo, ma lo leggiamo sulla prima pagina della Stampa. Ciao!